Ciao a tutti! Oggi vedremo insieme da cosa sono costituiti i motori a combustione interna e i principi principali che li fanno funzionare. Per farlo mi aiuterò con un piccolo schema che ho predisposto che fa riferimento ai motori alternativi a quattro tempi, che sono quelli che normalmente sono installati sulle nostre autovetture. Esistono anche altre tipologie di architettura, come per esempio il motore rotativo, sempre basati sul ciclo termodinamico del motore alternativo, oppure altre soluzioni come il motore a due tempi, che si discostano sostanzialmente dall'architettura che vedremo oggi, ma che essendo legati a motori in dismissione, perché sono quelli montati fondamentalmente sugli scooter di piccolissima cilindrata, i cinquantini, non andiamo ad approfondire nell'episodio di oggi questa tecnologia. Ecco qui, questo è uno schema di un motore a quattro tempi. Vediamo prima le componenti meccaniche che lo costituiscono. Qui abbiamo, a partire dall'alto, l'albero a camme, abbiamo l'albero lato aspirazione e l'albero lato scarico, abbiamo la candela che si occupa della combustione, dell'accensione della miscela aria combustibile nei motori ad accensione comandata, che sono quelli a ciclo 8 a benzina. Non c'è nei motori a ciclo diesel, che sono quelli a gasolio. Abbiamo la testata, che è questa componente qui, in cui sono alloggiati, oltre agli alberi a camme, anche le guide valvole, che sono degli elementi di scorrimento incastrati qui dentro, le valvole, che sono queste qui, quella verde e quella viola, le molle delle valvole, le punterie, che sono gli elementi che consentono alla camma di scorrere con bassissimo attrito sopra la valvola. Ovviamente c'è sempre olio in queste zone qui. Poi abbiamo il condotto di aspirazione dal lato della valvola di aspirazione, il condotto di scarico dal lato della valvola di scarico, abbiamo il blocco dei cilindri, quindi è una sezione del motore in cui sono ricavati i cilindri, che sono queste superfici qua cilindriche. Questa è una sezione mediana, quindi immaginate che questa parte qui gialla e questo oggetto blu in realtà sono dei cilindri, cioè sono sezione tonda. E appunto abbiamo il pistone, che è questo qua blu, che scorre su e giù all'interno del cilindro. Abbiamo lo spinotto, che è un elemento che collega il pistone con la biella. Qui c'è la biella, prosegue, c'è un occhio, diciamo, in cui è libero di ruotare questo perno qua, in modo che la biella possa cambiare angolo rispetto al pistone. La biella è collegata a sua volta con un perno di manovella sull'albero motore, che è questo oggetto qui non si vede, un po' nascosto, ma in pratica è un albero che è centrato circa qui, in cui ogni pistone ha un perno disassato. E adesso vediamo cosa serve. Questo orecchia qua grigia non c'è in tutti i motori, diciamo che può servire nel caso in cui il motore non sia bilanciato nella rotazione per come sono distribuite le masse. Il motore nel funzionamento si scalda, per cui all'interno del blocco cilindri della testata sono presenti dei condotti, che sono questi qui, in cui viene fatta circolare con una pompa l'acqua di raffreddamento, che è quella che poi va a finire nel radiatore e che dissipa calore per mantenere le temperature operative del motore nel range accettabile di progetto. Adesso vediamo brevemente come funziona il principio base secondo cui il motore muove la macchina. Quello che ci serve è portare all'interno della camera di combustione, che è questa qua gialla, una miscela di aria che aspiriamo dall'esterno nel caso dei motori aspirati, oppure che comprimiamo con un turbocompressore o con un compressore volumetrico nel caso dei motori compressi. L'aria da sola non produce ovviamente niente, quello che ci serve è del combustibile che si combini con l'ossigeno dell'aria. Questo avviene mediante l'iniezione o in camera. Non è rappresentato, ma i motori a iniezione diretta hanno, oltre alla candela, hanno anche un iniettore che inietta direttamente il combustibile in camera, oppure in maniera indiretta con un iniettore infilato nel condotto di aspirazione che provvede a nebulizzare il combustibile in modo che questo si misceli con l'aria e formi appunto una miscela il quanto più possibile omogenea di aria e combustibile qui nella camera di combustione.
Perché ciò avvenga ci sono degli organi rotanti che sono sincronizzati. Questi sono l'albero a camme e l'albero motore. L'albero motore viene spinto in giù dal pistone. Quando l'albero motore scende, tramite la biella si applica una forza in questa posizione. Questa forza produce una rotazione dell'albero motore, perché questo perno è fuori dall'asse della rotazione dell'albero motore. Così facendo il pistone può scendere fin tanto che questo perno si trova nella posizione più bassa, poi risalire da questa parte, riscendere da quella parte, risalire, e il pistone è libero di andare su e giù. Vedete queste righe qui sono degli anelli elastici in materiale metallico che servono sia per la tenuta della camera di combustione, perché il pistone è leggermente più piccolo del cilindro in modo che non faccia troppo attrito. La tenuta è garantita soltanto da questi piccoli anelli qui, e sono sufficienti. Poi ce n'è normalmente almeno uno inferiore che si chiama raschia olio, e il cui compito è appunto tenere la parte di olio lubrificante al di sotto della camera di combustione. Dovete immaginare che qui è tutto bagnato dall'olio, ci sono degli spruzzini di olio che continuano a spruzzare olio appunto per lubrificare e raffreddare le parti. Quando il pistone sale, questa parte qui di cilindro sarà scoperta, si bagna di olio, e quando il pistone scende, tramite questo segmento qua, raschia l'olio e lo riporta, diciamo, nella parte bassa dove c'è il basamento del motore, e qui sotto non è rappresentato, ma c'è la coppa dell'olio che lo raccoglie, dove c'è la pompa e lo respinge su. L'altro elemento in rotazione sincronizzata è l'albero a camme, tutti e due in realtà, quello di aspirazione e quello di scarico, e poi c'è anche ovviamente la candela. L'albero a camme ruota con una velocità di rotazione pari alla metà di quella dell'albero motore. Questo perché è un motore a quattro tempi, quindi il ciclo termodinamico si sviluppa in quattro fasi: una fase di discesa del pistone, un'altra di salita, ancora un'altra di discesa e ancora un'altra di salita. In questa fase la valvola di aspirazione deve aprirsi una volta sola. In questo ciclo la valvola di aspirazione si apre una volta sola, la valvola di scarico si apre una volta sola. Quindi per fare ciò l'albero a camme deve girare alla metà della velocità di rotazione dell'albero motore. Di cosa si occupano gli alberi a camme? Si occupano, tramite la camma, che è un lobo, immaginate l'albero a camme come un cilindro su cui sono realizzati in metallo dei lobi, delle punte ovviamente smussate, che tramite la punteria schiacciano la molla che richiama la valvola in chiusura. Quindi questa valvola qui è schiacciata verso l'alto, verso la superficie della camma, mentre quell'albero a camme ruota in modo che questa qui voglia stare chiusa. Quando è ora di aprirsi, la camma la schiaccia, la apre. Tramite il condotto di aspirazione entra aria e miscela. L'aria e miscela vengono risucchiate dal moto del pistone, che in questa fase sta scendendo, quindi siamo in fase di aspirazione. La fase di aspirazione dura circa fino a quando il pistone è nel punto più basso, quindi il perno della biella si trova qui in basso. La valvola di aspirazione si chiuderà perché la camma non sarà più in basso ma sarà qui da parte. Il pistone sale e comprime questa miscela di aria e combustibile. La comprime fin tanto che nella sua corsa arriva verso la parte più alta. Quando si trova in prossimità di questa parte, la candela crea una scintilla che dà il via alla combustione. Questo è vero per i motori ad accensione comandata a ciclo 8, quindi a benzina. Nei motori a ciclo diesel che bruciano gasolio questo non è richiesto, perché l'accensione avviene per compressione, cioè quando questa miscela viene abbastanza compressa, ovviamente sono calcoli che vengono fatti quando si progetta il motore, la miscela si accende da sola. In seguito alla combustione si genera calore e aumenta la pressione di questa zona qui, e visto che queste pareti qui sono fisse, l'unica parete che si può muovere è il pistone, che viene spinto con forza verso il basso. Tramite lo spinotto e il piede della biella viene trasferita forza all'albero motore, che quindi viene messo in rotazione. Una volta che il pistone è tornato in basso, però qui non c'è più carica fresca ma c'è il gas combusto. Di conseguenza si apre la valvola di scarico, perché la camma sarà ruotata in questa posizione qui. Il pistone
continua nella sua rotazione, nella sua salita a causa della rotazione dell'albero motore che prosegue, e spingerà fuori attraverso la valvola di scarico i gas combusti che vanno a finire nella marmitta. Arrivato in alto, la camera di combustione è ancora disponibile per un nuovo ciclo, quindi questa si chiude, questa si apre e il pistone torna a scendere e torna a risucchiare nuova carica. Questo ciclo prosegue fin tanto che il motore sta in moto, quindi è un continuo aspirazione, compressione, espansione, scarico. Quello che vedete qui è un pistone, un cilindro, ma quello che normalmente si ha nei motori automobilistici, nelle moto in realtà no, è che ci siano più pistoni. Il motore automobilistico con meno cilindri attualmente in commercio mi risulta che sia il Twin Air della Fiat. Sono diffusissimi adesso i tre cilindri, che quindi hanno tre di questi cilindri allineati in questa direzione, ce n'è uno là, uno a metà e uno ancora più verso di noi. Normalmente la maggior parte dei motori automobilistici è stata storicamente fatta a quattro cilindri. Questo perché, come vedete, questa orecchia qui, che è il bilanciere, nei motori a quattro cilindri si hanno due effetti: uno di bilanciamento, perché i pistoni sono installati in modo che due siano nella parte alta della corsa e due nella parte bassa della corsa, in modo che bilancino le masse che si muovono in modo alternativo in questo senso, perché due salgono, due scendono, quindi non spingono, non tirano il blocco motore. E l'altro motivo è che in questo modo si ha una sequenza regolare di combustioni durante il 360 gradi di rotazione dell'albero motore. Infatti i motori a quattro cilindri sono quelli più fluidi in ambito di piccoli frazionamenti per quanto riguarda la guidabilità. I motori a 2-3 cilindri sono invece motori che vibrano di più, e la motivazione sta appunto nello squilibrio di masse e nella irregolarità nella distribuzione delle fasi attive di combustione durante la rotazione dell'albero motore. Bene, come vi accennavo, ci sono alcune differenze tra i motori a ciclo diesel e i motori a ciclo 8 che possono essere ricomprese fondamentalmente nel tipo di accensione della miscela. Questo perché la miscela di aria e benzina, per essere combusta nella maniera corretta, richiede l'accensione comandata attraverso la scintilla. Diversamente, in alcuni casi può succedere che per temperature di esercizio troppo elevate o benzina di scarsa qualità, una volta che la miscela aria combustibile viene compressa dal pistone nella camera di combustione, questa vada in accensione spontanea. In questi casi si parla di detonazione, perché quello che succede è veramente in questo caso un'esplosione, ed è percepibile anche a livello acustico perché fa un tintinnio caratteristico di tipo metallico, e l'esplosione, essendo anche se di millisecondi il più veloce e più violenta della combustione, danneggia gli organi meccanici che non sono stati dimensionati per contenere questi sforzi più intensi, e di conseguenza deve essere gestita attraverso la candela. Nel caso del motore a ciclo diesel questo invece non è richiesto, perché la combustione del gasolio è più lenta, ed è anche un motivo per cui i motori a gasolio hanno dei regimi di rotazione più lenti di quelli a benzina, perché per poter ottenere una combustione corretta e completa del combustibile, questo deve poter bruciare in un certo tempo. Richiede che la fase di combustione duri una quantità di tempo sufficiente. Per questo motivo, appunto, i motori ciclo diesel sono motori generalmente più lenti. Con questo io ho finito, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!